Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis anche il gruppo Telegram, link in descrizione. E qui trovi l'Instagram di Neapolis 1926, vieni a trovarmi anche lì, anche quello è gratis. Napoli-Cagliari 2-0 il giorno dopo. Il Napoli sembra essere una macchina perfetta. Ho detto sembra, e lo ripeto, sembra. Così mettiamo le cose in chiaro. Il Napoli potrebbe essere una buona 500 Abarth, per intenderci. Perché ho detto una 500 Abarth? Perché Luciano Spalletti ha preso una squadra che era una 500 normale, una prima serie della 500, e l'ha trasformata in una 500 Abarth che noi vediamo ora. Ho messo la 500 Abarth perché io ambisco a un Napoli che sia una Ferrari, ma step by step ci potremo arrivare. Per ora ci godiamo le 6 vittorie di fila, miglior difesa, se non erro, anche a livello europeo dopo 6 giornate. Solo il City è dietro di noi, non so quanti gol ha preso il City, comunque penso più del Napoli. Comunque il Napoli è la miglior difesa anche in Europa, o forse insieme al City, vabbè, quelli sono dettagli comunque. Detto questo, Spalletti sta facendo una cosa eccezionale, ma bisogna ringraziare anche un'altra persona. Una persona che non avrei mai voluto ringraziare, e invece è Giuntoli, ragazzi. Giuntoli che con l'acquisto di Anguissa, e l'ha detto anche Spalletti, e l'ho detto anch'io, non mi nascondo, io questo giocatore non lo conosco, l'ha detto anche Spalletti, io non lo conoscevo, però già visto dal primo allenamento, l'ho buttato nella mischia con la Juventus, il ragazzo va. Non c'è nulla da dire, e si è visto anche questa sera, ragazzi. Anguissa era il 90esimo, correva ancora, correva a recuperare palloni. Cioè, ma l'hanno clonato. Io non riesco a capire questo, come faccia a correre 90 minuti e non si stanca. Io non si stanca, è una cosa impressionante. Addirittura in mezzo a 3 giocatori gliel'avevano toccata, se l'è ripresa in mezzo a tre, in mezzo a tre, in mezzo a 3 difensori del Cagliari. Allucinante, allucinante veramente. Comunque, parlando proprio della partita di ieri, io ho visto il secondo tempo. Il primo tempo volevo vedere almeno il gol di Victor, l'ho visto di sfuggita perché ero al lavoro. Sto merda di DAZN non va un'altra volta. Ce ne faremo una ragione. Aurelio, trai le tue conclusioni, però avete fatto una grandissima cagata a dare i diritti a DAZN. Solo perché vi davano di più, no, perché volevate mettere le infrastrutture in Italia, sono cazzate, sono cazzate. Comunque, detto questo, un Napoli che non ha mai sofferto, e io vedere il Napoli che non soffre non ci sono abituato, vi dico la verità, perché vedi un Napoli proprio con nonchalance, 1-2 esce dalla difesa e va in attacco. Cioè, cosa... Allora, che difetto gli volete trovare a questo Napoli ora, alla sesta giornata? Io non ne vedo. A parte gli errori individuali contro la Juventus, contro il Leicester, poi basta, non ne ho visti più di errori individuali perché giocano con la concentrazione, giocano con la voglia di giocare. Ora c'è voglia di giocare per il Napoli e c'è voglia di dimostrare quanto siamo forti. E questa cosa l'ha messa in mente Luciano Spalletti, e quindi va dato merito anche a questa cosa a Luciano Spalletti. Il secondo gol, se noi andiamo a vedere il secondo gol, va bene che ora mi sono arrivati tantissimi commenti di juventini, interisti, milanisti. Ma Godin è finito. Ma Godin perché ha fatto quel fallo? Ma Godin già dai tempi dell'Inter era bollito. Godin, ora ve lo dico io, ha fatto quel fallo perché Osimhen era la decima volta che gli andava via. Cioè, quelli sono falli di frustrazione, ragazzi. È andato via 10 volte Osimhen, non l'ha mai preso. Non l'ha mai, mai, mai preso. È una cosa allucinante quel giocatore. Perché poi è secco, cioè è secco, è secco perché non è grosso, non è muscoloso. Per dire, Cristiano Ronaldo è grosso ma è muscoloso. Cristiano Ronaldo ha dei muscoli impressionanti. Guardate Anguissa, è alto ma c'è un fisico che è micidiale Anguissa. E comunque, detto questo, non lo fermi. L'unico modo per fermarlo è stato quello di buttarlo in terra. Ragazzi, lo vuoi fermare? Lo butti in terra, perché se no non lo fermavi. E poi Insigne che tira un rigore, un po' di culo c'è stato, perché Cragni aveva intuito, aveva toccato, ma gli ha tirato una sassata
sotto, di potenza sotto la traversa, gli spezza la mano perché un rigore tirato con tale potenza doveva solo entrare e sfondare la Larezza. Insigne che è stato bersaglio di non è colpa di Insigne naturalmente, sullo schermo dello stadio Diego Armando Maradona invece del 24 è apparso il numero 10. Insigne numero 10, addirittura DAZN, cioè Ciro Ferrari poi è una sciocchezza, è mongoloide proprio Ciro Ferrari, perché è proprio scemo Ciro Ferrari. Ma non si può fare questi paragoni, ma chi lo sta paragonando a Maradona? Cioè, ma rilassati, perché tu sei andato alla Juventus, per ora Insigne sta a Napoli, molto probabilmente chiuderà la carriera a Napoli, quello che non hai fatto tu, caro Ciro, quindi non ti... Tutte le volte è Maradona, però tu te ne sei andato da Napoli, caro Ciro. Vabbè, lasciamo stare, non interessa la partita di ieri. Che difetti, io non li vedo i difetti. Cioè, ma che difetto vuoi fare? Osimhen che piglia palla, parte e va. Insigne che piglia palla, la dà Mario. Oh, Mario Rui è diventato Maradona. Ma lo vedete la trasformazione che ha fatto Spalletti a questa squadra? Mario Rui è diventato un giocatore di calcio. È impressionante. Tu vedi Di Lorenzo che fa quei tagli dentro, stile Caleon, impressionanti, perché pure ieri palla di Insigne, movimento che faceva Caleon, invece di esserci Lozano, c'era Di Lorenzo che era entrato e se controllava la palla era uno contro uno con Cragno. Quindi, ragazzi, questo Napoli merita più attenzione secondo me da parte dei media nazionali, perché ho visto un po' Sky Calcio, già parlavano del derby. Il Napoli già non esisteva più, mezz'ora era finita la partita, parlavano solo del Milan, dell'Inter e della Juventus. Va bene, nessuno lo mette in dubbio che vogliate parlare di loro, perché oggi c'era il derby, la Roma ha perso il derby. Però un po' di considerazione, datecela, oppure lasciateci da parte. Noi andiamo in Champions League, me lo auguro, facendo corna. Il Napoli punta alla Champions League, io non punto allo scudetto, lo scudetto si vedrà. Ma è una parola che dalla mia bocca uscirà raramente. Sempre e comunque, forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926. Ciao a you.